Buongiorno, questa mattina mi sono svegliato Novax. Perché? Perché in due righe di un'intervista che ho rilasciato a Repubblica c'è scritto che io non consiglierei a chi ha un'età inferiore ai 40 anni di vaccinarsi e chi ha tra i 40 e i 50 anni di farlo dopo averci riflettuto molto. Come? Come ho fatto io? Io ho avuto il Covid e mi sono fatto il vaccino. Difficile sostenere che io sia un Novax come tentano di fare autorevoli esponenti della sinistra, qualche virologo che abbiamo visto circolare sulle reti televisive spesso a pagamento e anche qualche importante giornalista. Vedete, io penso come un vecchio proverbio cinese sosteneva che lo stolto ha mille certezze e il saggio non ha nessuna. Non voglio dire che io sia saggio, per carità, però penso di essere come tutti gli italiani, una persona che in questo anno e mezzo ha visto cosa accadeva e ovviamente esprime liberamente le proprie idee. Proprio perché non sono un virologo, non me la sento di consigliare niente a nessuno dal punto di vista medico. Tengo conto però di alcuni dati. Io ho avuto il Covid, per esempio, un dato personale, e con mia moglie abbiamo avuto entrambi non particolari sintomatologie, ma comunque siamo stati 26 giorni chiusi in casa perché positivi, e lo abbiamo fatto con le nostre due figlie, che non hanno preso il Covid. Dal punto di vista generale, sotto i 40 anni l'indice di mortalità per chi non ha malattie pregresse gravi è sostanzialmente nullo. E allora ce la sentiamo di consigliare con le informazioni che ci sono ora la vaccinazione dei bambini, dei giovani? Io non me la sento. Se c'è qualcuno che se la sente, legittimamente lo fa. Poi abbiamo la fascia d'età dai 40 ai 50. Quanti italiani si sono come me vaccinati chiedendosi è meglio fare il Moderna, è meglio fare il Pfizer, è meglio fare AstraZeneca, è meglio fare il Johnson oppure aspettiamo lo Sputnik? Tutti hanno riflettuto, come è normale che sia, prima di inocularsi un farmaco che ha avuto una sperimentazione molto più rapida di quelle che storicamente vengono ad essere necessarie per certificare i vaccini. Ma questi sono dati oggettivi che l'AIFA e le organizzazioni internazionali oggi certificano. Siamo nel mezzo di una pandemia e quindi chi ha più rischi a non vaccinarsi che a vaccinarsi deve correre a fare il vaccino. E se io dico riflettete tra quelli che hanno tra i 40 e i 50 e valutate se fare il vaccino a quelli che hanno sotto i 40, è una sollecitazione che implicitamente ovviamente dice agli altri, come ho fatto per mio padre, mia madre, di correre a fare il vaccino appena è possibile, perché questo è un dato di carattere oggettivo. Quelli sopra i 65 anni rischiano ovviamente di più a non fare il vaccino, molto di più a non fare il vaccino che a farlo. Inoltre, è un dato anche consolidato il fatto che chi fa il vaccino può essere ugualmente contagioso. Quindi chi ha sotto i 40 anni, io penso che se decide di vaccinarsi non lo fa tanto per se stesso, lo fa per la comunità ed è un fatto importante, è anche un atto di generosità. L'ho certificato in un mio post di qualche giorno fa, chiarendo quella che è la mia posizione. Lungi dall'essere un Novax, perché ho avuto il Covid, perché ho fatto il vaccino, quindi è difficile sostenere questa tesi che è un ossimoro nei fatti. Ora, ho ascoltato e ascolto quello che dicono i colleghi, i giornalisti, che dicono: ah, Lollobrigida vuole fare il virologo. No! Mi sembra che i virologi però li state facendo voi, dicendo che è utile la vaccinazione, anzi va resa obbligatoria, questa parola brutta, che io credo sia una negazione di quello che è lo spirito che contraddistingue il nostro modo di vivere. Obbligare è brutto, convincere è una cosa positiva, convincere con dati, dando certezze. Immaginate AstraZeneca, quante ne abbiamo sentite su questo vaccino? AstraZeneca non funziona. AstraZeneca va somministrato solo a quelli che hanno sotto i 50 anni. No, AstraZeneca va somministrato solo a quelli che hanno sopra i 50 anni. AstraZeneca fa male alle donne.
Io non sono un virologo, non so, ma le informazioni che arrivano sono discordanti. Quante volte abbiamo sentito i virologi in TV dire anche cose che poi risultavano non vere? Abbiamo visto anche il ministro Speranza che aveva debellato, ci ha scritto anche un libro, la questione Covid e poi l'ha dovuto ritirare perché in realtà è arrivata una nuova ondata. Poi esistono le varianti, non ne sappiamo ancora abbastanza, non sappiamo come si potranno affrontare con certezza. L'unica cosa e la soluzione più semplice è obbligare a fare qualcosa. Io credo che sia legittimo da parte nostra essere consapevoli che ogni limitazione della libertà è una limitazione che va spiegata. Non è il governo che concede la libertà. Eventualmente il governo deve spiegare quando la limita con dati certi, cosa che a mio avviso oggi manca. Quindi io invito gli amici che hanno oggi tanta voglia di sottolineare la posizione di Fratelli d'Italia Novax, di riflettere. Se io la esprimo e sono un vaccinato, non posso essere un Novax. È banale come considerazione. Io non sono un virologo, per cui non posso dare certezze e quindi non mi permetto di consigliare. Loro non sono virologi e dovrebbero astenersi da dare certezze e spiegare esattamente come si impatta con questa pandemia che si è trasformata in sindemia, cioè una situazione che non è più solo correlata al Covid-19, ma che mette insieme anche una serie di altre patologie che derivano dalla situazione sanitaria, dall'aver allentato quella che era l'offerta sanitaria per tutta un'altra serie di patologie che si sono aggravate nel tempo, quella di aver chiuso le palestre portando spesso persone verso l'obesità che è invece uno dei fattori di rischio maggiori, quello che ha portato invece i nostri giovani ad astenersi da poter spesso, pur in assenza oggi di rischi gravi per i nostri giovani, di socialità, che ha portato a forme depressive. Insomma, c'è una serie di fattori e poi c'è il fattore economico. Ancora oggi si parla della vicenda legata al Green Pass che impatterà sul dato economico, perché si tenterà di obbligare e di dimostrare che le persone che non hanno fatto la scelta di vaccinarsi devono vivere in maniera differente da chi invece ha fatto la scelta di vaccinarsi. Insomma, la situazione è complessa e merita una riflessione e quindi io invito i cittadini italiani con serenità a non farsi convincere, ma i cittadini italiani sono molto saggi, da quello che gli arriva, dal bombardamento mediatico, ma di riflettere con serenità su quelli che sono fatti concreti, cercando di approfondire i dati, le statistiche, quello che la comunità scientifica di volta in volta si domanda e si chiede con saggezza, per evitare di fare errori che possono gravare anche e soprattutto sulle future generazioni e sulla capacità di affrontare un rischio che è ancora persistente, che esiste, che va combattuto, che però non deve prevedere l'assenza di capacità discrezionale dei cittadini, perché significherebbe togliere libertà e questo, per quanto mi riguarda, non è consentito, né la libertà fisica né la libertà di pensare, e io non ci rinuncio, per cui continuerò a esprimere serenamente quelle che sono le mie posizioni e le mie idee, invitando anche gli amici giornalisti, politici, virologi a portare sempre fatti concreti che possano rendere oggettive le loro affermazioni e non invece attaccare gli altri senza avere dati che supportino in maniera certa le loro convinzioni.